una premessa che al collega, non per rifiutare questa intervista, mi ha detto: siete sicuri che è il caso che io intervenga in questa fase delicata, con il rischio poi di sentirmi dire che il presidente Heller fa solo parole, parole, parole? Allora, io purtroppo, per forza di cose, sono in attesa, come tutti, di fatti. E questi fatti non possono venire in questa fase né dal Presidente né dal Consiglio di Amministrazione, ma devono avvenire dai soci che hanno promesso una ricapitalizzazione e di cui tutti stiamo aspettando appunto i versamenti. Allora, proprio per non passare per quello che viene accusato di dire solo parole, ho detto: siete sicuri che è opportuno il mio intervento questa sera? Allora, sono pronto a rispondere a tutte le domande, a tutte le vostre istanze, però vorrei non passare come quello che poi mi sento dire fra 5 minuti: Presidente, parole, parole, parole. Io in questa fase mi sento in dovere di comunicare, perché se non lo facessi passerei per quello che si sta nascondendo. Allo stesso tempo, se parlo mi dicono che dico parole, allora decidiamo insieme come vogliamo fare da qui al 10 di dicembre. Presidente, la premessa nostra è che comunque apprezziamo molto il fatto che ci metta la faccia, perché comunque non è semplice e non è scontato, quindi per questo la ringraziamo, l'abbiamo detto anche prima. È chiaro che lei è il presidente, però non è il socio, non è quello che deve versare i soldi, però rappresenta Carrano, ce l'ha messo Carrano, quindi è chiaro che noi, insomma, approfittando anche della sua gentilezza, facciamo riferimento a lei. Insomma, diceva appunto che tutti i soci devono fare la loro parte ed è giusto, però insomma qui tutti si aspettano questa risposta, no? Questa risposta da parte di Carrano, ma lei ci ha parlato in maniera molto schietta, così insomma, qual è l'intenzione? Io non posso che confermare che fino a, diciamo, circa 10 minuti fa ho parlato con Carano, e forse è la settima volta da oggi e forse è la 70ª negli ultimi 10 giorni. E non posso che confermare ciò che mi dice il dottor Carano, che è pronto e disponibile a fare il versamento. E lo farà nei tempi e nei modi che riterrà lui più opportuno. Queste sono le parole che mi dice Carrano, le dice al Presidente del Livorno, e io ne prendo atto con la serietà di cui diciamo conosco Carrano. Dopodiché è ovvio che, come tutti noi e come tutti voi, sono in ansia perché le urgenze stanno diventando talmente incombenti, ma cosa può fare un presidente o un consiglio d'amministrazione se c'è poco da amministrare da un punto di vista soprattutto finanziario? Ma lei non è, cioè, perché non le ha sorto magari il dubbio di dire a Carrano: ma come mai questi soldi non sono arrivati fino ad oggi? Cioè, come mai? È questa la domanda principale, no? Se questi soldi comunque ci sono, verranno messi, perché non rispettare tutte le scadenze che ci sono stati e arrivare fino a questo punto? Allora, fino al 25 di novembre io, assieme diciamo, al gruppo Carrano, potevo dire che c'era la giustificazione appunto del fatto che non era stato deliberato l'aumento di capitale. Perciò effettivamente per una società che entra appunto in un contesto come il Livorno, fare dei versamenti sarebbe stato, diciamo, per la società stessa, un po' imprudente. Dal 25 in poi questo, chiamiamolo tra virgolette, alibi, che non mi sembra che lo ha trattato in questa maniera il dottor Carrano, comunque questa motivazione non c'è più. Io vi posso garantire che dal 25 di novembre, che come tutti voi e come tutti noi sono in attesa di questo versamento da parte del dottor Carrano, da presidente, dottor Carrano, che lei ha detto che io rappresento, io non rappresento il dottor Carrano, perché colui che viene nominato presidente di una società, anche da un socio che interviene, non è che non rappresenta, è stato scelto come professionista diciamo, ad amministrare questa società. Questo non vuol dire che io,
nego il rapporto con Carrano o nego? Assolutamente no, però sono due situazioni differenti. Una cosa è essere scelto ad amministrare una società dove entra un gruppo che fa maggioranza, altro è rappresentarlo. Ora, non rappresento il gruppo Carrano, è ovvio che è l'azionista in questo momento mio di riferimento, e proprio per questo lo chiamo 70 volte al giorno, proprio perché, per capire quando e come sarà questo adempimento, che confermo sia nella sua volontà, perché me lo dice ogni 5 minuti, ecco, perché ad ogni mia richiesta, di conferma viene confermata questa volontà. Però Presidente, è vero anche che è molto brutto, penso anche per lei, no? Vedere certe scene come i ragazzi fuori dai campi, la squadra che viene mandata via dal CONI, dalla mensa, dal ristorante del CONI, i dipendenti che non vengono pagati, insomma, non è una bella situazione, penso anche per lei che appunto rappresenta questa società. Distinguiamo un po' le cose. Allora, per quanto riguarda le situazioni campi da calcio piuttosto che fornitori, diciamo che alcuni vantano nei confronti del Livorno delle cifre troppo importanti per non essere, come diciamo noi, incavolati, e questo io lo rispetto, ci mancherebbe, e purtroppo una società come Livorno queste cose non se le può permettere. In altri casi devo dire che questi fornitori in altri tempi hanno vantato redditi ben più alti, ma non si sono permessi di far mancare, diciamo, il servizio a Livorno Calcio, non lo so perché lo stanno facendo in questa fase che vedono essere così delicata. Detto questo, dottoressa, mi scusi, questi crediti vantati dai fornitori non sono crediti che si sono maturati nell'era Carrano, chiamiamola così, si sono maturati in ere precedenti, e adesso con l'ingresso di Carrano diciamo tutti immaginavamo che si risolvessero di lampo tutto quanto. Purtroppo tra il dire e il fare purtroppo c'è sempre di mezzo il mare, però teniamo presente che se si è arrivati a questo punto, cioè che il fornitore del servizio vanta questi crediti, è perché gestioni precedenti non hanno pagato, non perché non ha pagato Carrano. No, okay. Ma quello sicuramente. Se si parte da questo assunto, si può meglio magari inquadrare quella che è la situazione. Ora Carrano si è presa la responsabilità di chiedere l'aumento di capitale, di dichiarare la sua sottoscrizione. È ovvio che tutti aspettiamo che il primo passo lo faccia Carrano. Io su questo sono d'accordo sia anche con il commendator Spinelli, il quale tra l'altro è molto, secondo me, di cuore e carinamente ha sempre detto che successivamente al primo gesto del dottor Carrano mi seguirà uno suo molto importante, e questo per noi è già importante. Dagli altri soldi ci... Prego, prego. A parte AIMO non vedo segnali, diciamo, di buona volontà comunque a sottoscrivere, e questa è un po' la situazione. Però lo sa che AIMO sembrerebbe passato dall'altra parte, insomma, no? Cioè, nel senso, è pronto comunque a passare al comando, ecco, insieme a Navarra e Spinelli. Guarda, AIMO, veramente la ritengo una persona veramente sana e seria. E AIMO non sta adesso, come alcuni giornali vogliono far credere, e secondo me anche in maniera inopportuna in questo momento, perché sta creare pure questi diatribe e fazioni fra soci in questa fase non aiuta il Livorno Calcio. Cioè, io mi faccio un appello anche ai media e ai giornalisti. Adesso non sta facendo l'ave della bilancia, perché è una persona seria. Lui si sta preoccupando di risolvere il problema di Livorno Calcio, ok? Detto questo, ai media dico: ma che senso c'ha tutti i giorni dire Aino sta di qua, Aino sta di là, Ferretti sta di qua, sta di là. In questo momento anche i giornali dovrebbero fare uno sforzo di accompagnare ad un'unità, magari esortare un'unità tra i soci per la salvezza del Livorno, non creare con articoli, diciamo, un po'
fastidiosi queste diatribe, perché magari io sento, cioè io Carrano sento che Navarra parla male di me, allora mi arrabbio, allora mi comporto avverso a Carrano e viceversa, ovviamente è solo un esempio. La stampa che vuole bene veramente a Livorno in questo momento dovrebbe sforzarsi di chiedere unità a questi soci, non dividerli. E invece questo mi accorgo che non avviene. E non so quanto sia, diciamo, prodomo Livorno questa cosa. Secondo me questa non fa altro che accentuare le difficoltà e le divisioni fra soci che poi diventano il motivo principale dell'attività. Abbiamo qua in studio Gianni Tacchi, giornalista del Tirreno. Gianni, alla fine però la stampa racconta quella divisione che c'è dentro. Sì, no? buonasera Presidente. Io l'ho ascoltata e sento che ha messo in mezzo la stampa come colpevole o comunque responsabile di voler creare delle diatribe tra voi soci. A me mi sembra abbastanza fuori luogo quel che sta dicendo, perché la stampa chiede semplicemente di sforzarsi non in quel che dice lei, ma nel tirare fuori soldi, nel pagare, nel fare versamenti, perché altrimenti questa società muore. Quindi questo per chiarirlo. E visto che i pagamenti non arrivano, lei ripete da settimane che tutto va bene, che è tutto a posto, quando invece non va bene niente. Ha pensato a dimettersi? Questa è la prima domanda. E la seconda domanda, visto che è legato comunque a Carrano, le chiedo perché Carrano ha deciso di tuffarsi nel Livorno, nel buttarsi nel Livorno, se poi, almeno fino al momento, non ha dimostrato intenzione di voler investire. Scusi, con chi sto parlando? Sono Tacchi del Tirreno, buonasera. Tacchi. Allora, guardi, colgo l'occasione perché forse è proprio col Tirreno che ce l'ho, ecco. Così, certo, lo so benissimo. Dice le cose molto chiaramente e non mi piace girarci intorno. Premesso che io non faccio nessuna accusa ai giornali e non mi permetterei mai di farlo, perché non è né mio compito e forse non è neanche, diciamo, non sarebbe neanche opportuno da parte mia, perché magari io vado contro i giornali, più vado contro i giornali vengono contro di me, perciò sarebbe anche stupido da parte mia. Permettetemi di avvertire, e lo dico chiaramente e a chiare lettere, soprattutto da parte del Tirreno, che sin dall'inizio della mia, diciamo, nomina, benché stessi rinchiuso dentro casa per il Covid, il Tirreno ha iniziato una campagna personale contro di me e diretta contro il Livorno in maniera, diciamo, abbastanza, voglio dire, io direi inappropriata. Poi ognuno è giusto che si faccia il proprio pensiero su questa cosa, però se il Tirreno ogni giorno io apro la rassegna stampa e dice che Aimo si mette da una parte, che Spinelli ce l'ha con Navarra, che Navarra ce l'ha con Carrano, che quando ad oggi noi abbiamo assistito nei fatti ad un voto unanime dell'aumento di capitale, e questi sono fatti, le altre sono parole. Allora io non vedo perché il Tirreno ogni giorno apre con la notizia bomba di cose attribuendo, a volte anche virgolettati. Io è tanto che non parlo con un giornalista del Tirreno perché non so perché non mi chiamano più, ma questa è una scelta e ci mancherebbe. Altro è vedermi virgolettati di Heller che ha detto che ha promesso i soldi, come sta dicendo adesso lei. Io non ho promesso niente e non sto dicendo a nessuno che va tutto bene. Ma non è vero. Io sto dicendo che dal punto di vista del Consiglio di amministrazione aver raggiunto l'unanimità di voto di un aumento del capitale, mi creda, non è una cosa facile per un Consiglio di amministrazione che si è avvicendato un mese fa, ok? Detto questo, io sono preoccupato quanto tutti i tifosi del Livorno e quanto i giornalisti tifosi del Livorno. Però il mio appello non è a dire che va tutto bene, assolutamente, mi appello a dire che se si, invece di creare ed esasperare gli animi con articoli di tutti i giorni che io alle 7 apro la segna stampa e dicono che quello ce l'ha con quello e con quello che ce l'ha con l'altro, se dicesse e si invitassero i soci invece a stare uniti in un momento di difficoltà del giorno, io lo riterrei una campagna
Scusi Presidente, ma secondo... in un momento di difficoltà di Livorno. Scusi Presidente. Poi voi mi direte, ma non è, diciamo, compito dei giornali fare questo, è compito dei saggi. Sono d'accordo. Presidente, ma non è però discorso di chi ha cos'è in con... alcuni momenti forse Presidente. Sarebbe un qualcosa di buon senso. Questo è il mio parere. Presidente, però non è il discorso di cosa, cioè uno può raccontare oppure no. Cioè se il Tirreno, che poi è fatto composto da giornalisti estremamente professionali e obiettivi, arrivassero lì e dicessero tutti insieme, tutti i soci devono stare insieme, ma la situazione sarebbe diversa, cioè i soldi sarebbero arrivati, non credo, alla fine. Mi scusi, sono... Certo che sente. Meno problemi che fa soci, questo è poco ma sicuro. Perché, cioè, voglio dire, se io sento tutti i giorni la battutina del tuo che fa... rispetto a tutte cose che adesso no, nello specifico, ma io se volete mi documento e ci mettiamo qui due ore a parlarne, ma adesso io però non faccio una campagna contro il Tirreno, perché il Tirreno mi serve una campagna personale contro di me dopo quattro giorni che io ero stato nominato presidente, addirittura mi scusi stato da facevo nella mia sede della Fondazione Roma Capitale, cosa che non c'entra niente con la mia nomina in Livorno o come delegato del sindaco, cioè quello fu un articolo tirato fuori così, e non mi dire che quello era costruttivo, era di benvenuto al nuovo presidente del Livorno, non mi pare che in quel senso il Tirreno abbia fatto, diciamo, e in quel momento non si poteva accusare ancora il Caranno di essere in ritardo nei pagamenti o il Presidente di non aver fatto le cose in qualche momento fatto bene. Su questo quello... sentiamo anche, Presidente, sentiamo Gianni Cracchi, il discorso appunto dell'articolo di Giulio Corsi, no, che era uscito. Sì, non è mai stata fatta una campagna contro qualcuno, assolutamente. È stato raccontato il suo passato, il suo di cosa si occupa, come fanno... qualsiasi giornale, come fatto dal giornalista, dal collega Corsi, che è stato preciso e infatti non ha avuto niente da ridire lei, perché comunque ha confermato tutto quanto scritto. Detto questo, lei sta dicendo che noi dovremmo dire di unirvi, di stare insieme. Io faccio il giornalista e scrivo quello che vedo, quello che succede, e quello che succede è che i fatti non ci sono, perché nessuno ha ancora fatto un versamento. È vero, sì, c'è stato questo aumento di capitale votato all'unanimità, però al momento versamenti non ce ne sono stati, e se io scrivessi che va tutto bene, come dice lei, e se io scrivessi che i soci si devono unire, che domani potrebbero sistemarsi le cose, se io scrivessi questo non sarei onesto con me stesso, non sarei onesto con la città e non farei bene il mio lavoro, quindi mi dispiace, non farei bene neanche del Livorno Calcio. Io scrivo quello che succede, noi del Tirreno scriviamo quello che succede è che diversi soci non hanno tirato fuori un euro. Mi faccia finire. Non ho mai detto che le cose stanno andando bene. Lei l'ha ripetuto tante volte nelle ultime settimane, che è tutto a posto, che va tutto bene, che i bonifici arriveranno domani, martedì, poi a mercoledì era giovedì. Non è colpa sua, è colpa dei soci, sia chiaro. Come dice? No, che non è colpa sua, è colpa dei soci. E poi le ripeto per chiudere, se io scrivessi quel che dice lei, non sarei onesto intellettualmente, non avrei rispetto della città. Io scrivo, noi scriviamo del Tirreno quello che accade è che nessuno... sta onorando gli impegni presi, punto, e su questo non mi può dar conto, perché anche lei ha ammesso che i soci sono inadempienti, a partire da Carrano, che lei aveva definito invece l'unico disposto a rispettare gli impegni presi. Scusi, ma l'ho definito io o l'ha dichiarato in assemblea dei soci davanti a un notaio? Io non l'ho definito nessuno. Lei a me. Perché lei mi ripeta il suo nome. Lei mi sta mettendo in bocca delle cose. No. Io non ho definito Carrano il salvatore della patria. No, l'ha definito Carrano, l'unico socio adempiente. Il notaio ha dichiarato di voler sottoscrivere l'aumento di capitale anche eventualmente per gli altri soci. E questo lo ha dichiarato ed è a verbale. No, io, se poi io lo riferisco, non sto facendo le parti di Carrano. No, lei ha ritenuto Carrano il socio adempiente agli impegni presi. Allora, di che cosa mi si vuole accusare se io riferisco qualcosa che è a verbale? Sto difendendo Carrano? Se l'avesse detto Navarra o se l'avesse detto Ferretti,
di cui io non ho notizie ormai da tempo, perché non si presenta più neanche all'assemblea e ai CDA di cui è membro, e mi sembra che anche lui, socio da settembre, non ha mai versato un centesimo. Ma Ferretti, di Ferretti il Tirreno non dice mai nulla. Comunque deve riconoscere però che Ferretti comunque è un socio marginale alla fine, perché però Navarra i soldi li ha, soprattutto lei è il presidente, questo va detto. Scusate, ma non ho sentito la voce della collega giornalista. No, dicevo appunto che Ferretti è un socio alla fine quasi marginale, no, per tutta in questa situazione. Alla fine Navarra, nella sua prima parte, lei non c'era ancora, però i soldi li ha tirati fuori. Cioè, Navarra è stato accusato dai giornali, dai giornalisti, come dice lei, dove ha sbagliato. Sicuramente dal punto di vista gestionale ha sbagliato qualcosa, però fino a quel momento non si può dire a Navarra che non ha tirato fuori nessun soldo. Che poi Navarra fosse presidente e anche socio è andato di fatto, lei è presidente, non è socio, quindi questo, cioè nessuno dice che comunque quei soldi li devi tirare fuori lei, ci mancherebbe, però è un dato di fatto, una situazione che al momento è caotica, e il 16 il Livorno è dentro o fuori il campionato, e questo, cioè, è fallito o è in vita, e questo è il problema principale. Poi noi siamo pronti a dire tutto il contrario, insomma, che Carrano è il miglior socio in assoluto, a parlare bene del Livorno, però del socio, della situazione, però a cose fatte, quindi con gli stipendi pagati, tutto quello che c'è da pagare. Penso che insomma sia normale, no, Presidente? Voi continuate a dire le cose che non dico. Cioè, io ho detto che Carrano è il miglior socio del mondo. Ma no, ci mancherebbe, non ha detto che è il miglior socio del mondo, però è chiaro che lei deve sostenere, no? Parte che sia anche parte del gioco, dei ruoli. In assemblea dei soci. Sono il primo io che lo sto dicendo. E sono il primo io che sto dicendo che è Carrano quello che deve dare il buon esempio per questo aumento di capitale, facendo per primo lui questo versamento. Cioè, ma su questo siamo tutti d'accordo. Se continuate a dirmi che io difendo Carrano, io non sto difendendo Carrano. Io sto difendendo e sto relazionandomi. E quando dico che Carrano ha detto di sottoscrivere, riferisco, non vado a difendere Carrano da qualche parte. Ha detto, anzi, forse quasi lo accuso, perché lo ha detto, ma non l'ho ancora fatto, è ovvio che non sto aiutando Carrano. E su questo siamo tutti d'accordo, ma ci mancherebbe. Però io la sento male, il dottore sta avvicinando. No, dicevo che su questo siamo d'accordo, cioè se è così comunque che giustamente non lei sento dice, nulla. Se giustamente lei dice insomma che alla fine non lo difende, ma è il primo che deve, da cui si aspetta che venga fatto il passo anche insomma in maniera abbastanza accelerata, considerando che manca poco, siamo tutti d'accordo, quindi cioè, siamo un po' tutti sulla stessa barca, no, in questo momento. Il termine è il 10, perché entro il 10 i soci hanno l'obbligo di sottoscrivere o non sottoscrivere, attenzione, hanno l'obbligo di decidere e eventualmente fare, ok? Perché poi la sottoscrizione, al di là della dichiarazione, si avvera nel momento del versamento. Io sto aspettando di sapere chi sottoscriverà questo aumento di capitale entro il 10 di dicembre. Esatto. Quindi a oggi non c'è stato alcun fatto. Lei parlava di fatti prima, a oggi nessuno. Sto sollecitando in questa fase solo Carrano. Perché? Perché Carrano ha un obbligo morale, essendo stato l'unico che ha dichiarato di volerlo fare davanti al notaio, gli altri si fanno riservare una decisione. Lui lo ha dichiarato e per me ha l'obbligo morale di farlo. Ok? Io più di questo che cosa devo dire? No, ma infatti, ma su questo già ne siamo d'accordo. Obbligo morale vuol dire tutto e nulla, mi sembra che i fatti a oggi non ci siano. Almeno su questo possiamo concordare, perché un conto è deliberare, un conto è fare un versamento, quindi a oggi non c'è alcun fatto. E io che cosa ho detto? Mi scusi, ti ho detto che ci sono fatti? All'inizio telefonato, ma lei, sì. Vabbè, comunque, partiamo da questo momento. Lei... Come dice? Lei... Cioè, inizio telefonata, parlava di fatti. Vabbè, comunque ora ci siamo chiariti, no? Ha riconosciuto questa cosa. Presidente, ma quindi lei si aspetta nel giro di poche ore i fatti a questo punto? Siamo tutti d'accordo su questo? Ho fatto una premessa a questa telefonata. Al collega che mi ha chiamato, gli ho detto, secondo lei è opportuno che io intervenga a questa trasmissione dal momento che le mie purtroppo saranno solo parole in questa fase e non possono essere fatti?
poi mi sento il giornalista che presente in studio da voi che mi dice ma io non bevo i fatti, e allora mi cadono le braccia, io non so. No, ma non si, io sto parlando di Carrano, non ovviamente di lei. No, io sto parlando dell'aumento di capitale, no? Si parlava di fatti. E quindi ho semplicemente detto che fin qui non ci sono stati, non sto parlando da parte sua, sto parlando anche perché da parte lui non è che può tirare fuori i soldi, certo, ci mancherebbe. Soldi. Comunque questa non è una battaglia tra giornalisti e presidente del Livorno, qui in ballo c'è il futuro del Livorno Calcio, e questa società ha dimostrato fin qui di non avere di non aver rispettato degli impegni presi. E impegni presi parlo di pochi spiccioli per pagare per esempio gli stipendi, ma anche impegni più grossi. Quindi io sinceramente le voglio chiedere due cose. La prima, se ha pensato a dimettersi e se crede che possa essere una delle sue scelte, una soluzione nel caso in cui i soci non mettessero i soldi e facessero l'aumento di capitale. E la seconda è come si può, si chiedono i tifosi, ma me lo chiedo anche io ovviamente, come si può pensare che una società in difficoltà per pochi spiccioli nel pagare anche 50-60 mila euro, ma abbiamo saputo anche meno, vedi la mensa del CONI, eccetera, eccetera, che dipende anche dalla gestione precedente, questo sia chiaro, come può una società che non ha questa liquidità pensare di fare un aumento di capitale a 3 milioni di euro? Come può pensare di arrivare a fine stagione? Perché poi il succo è quello, qui non si paga spiccioli per i campi e poi si pensa a un aumento di capitale da 3 milioni di euro. Io faccio fatica a credere, me lo auguro, ma credo che questo preoccupi anche lei, perché comunque è il presidente, in caso di fallimento rischia, insomma, ha delle conseguenze non indifferenti. Sentiamo il presidente. Allora, innanzitutto chiedo alla regia, però per favore non mi mutate, perché io sennò non riesco a dialogare. Perché no, ma questo glielo spiego io, presidente, glielo spiego io, è soltanto una questione, anche noi, come vede, mentre parla dobbiamo aspettare, c'è un problema sennò di interferenze, soltanto per quello, ci mancherebbe, può dire tutto quello che vuole adesso, guardi, mi silenzio io, prego. Prima risposta che do al giornalista, e certamente ci sarà una mia decisione in caso di non aumento di capitale, questo è poco ma sicuro, perché io non posso amministrare una società dove non c'è nulla da amministrare, perciò è ovvio che ci sarà sicuramente una mia decisione che vorrò condividere e con lo stesso consiglio di amministrazione e con la stessa assemblea, che fortunatamente, anzi non fortunatamente, perché da me convocata, avverranno il giorno 11, cioè il giorno successivo alla data di obbligo di adempimento. Perciò sicuramente qualcuno, io spero che non sarà contento, perché spero che qualcuno abbia fatto l'aumento di capitale, ma qualcuno evidentemente sarà contento che, diciamo, che il presidente Heller lascerà questa carica. Mi faccio una domanda, prende in me, quale può essere il motivo per cui Heller ha sbagliato qualcosa? Questo poi me lo dovrà spiegare lei, qualche altro giornalista o magari qualche altro tifoso, però questa è una questione personale di amor proprio, perché io penso di aver fatto il mio lavoro correttamente e rispettosamente di tutti i soci, e soprattutto aver portato questo consiglio di amministrazione a determinare un aumento dei capitali. Lei mi dice, e mi scusi, ma qui ho l'obbligo di farlo presente, che magari non è proprio come dice lei, se una società è priva di liquidità, il consiglio di amministrazione, prima ancora di determinarne una liquidazione, una richiesta di liquidazione o fatti ancora più importanti che potrebbero determinare, come dite voi, il fallimento, chiede ai soci un aumento di capitale, perché questa liquidità si corre. Perciò mi scusi, quello che dice lei, ma non si è pagato i 4.000 euro al campo e come pretendete di fare un aumento di capitale? No, proprio perché non si è pagato 4.000 euro al campo e sono un'eredità di vecchie gestioni, che io arrivo qui e dico guardate che non c'è una lira, o mettete i soldi e qui finisce tutto. Perciò mi sembra un po' contraddittorio quello che lei dice. Proprio perché non ci sono soldi, io come presidente e il consiglio di amministrazione abbiamo detto ai soci guardate che non ci sono i soldi per andare avanti, serve un aumento di capitale,
o ci rimettete o se no è un problema. I soci che cosa hanno determinato? Hanno preso atto di questa mia lancio, questo mio SOS che ho lanciato, e hanno in maniera unanime deliberato, perciò hanno preso atto che c'è questa necessità. Dopodiché, se i soci non ce li mettono i soci, sì, il presidente se ne potrà pure andare, ma allora, o c'è una schizofrenia in qualcuno per cui io non metto i soldi perché c'è Ender, e ci può stare anche questo, però questa schizofrenia, siccome questi soci erano presidenti e soci anche prima, e sì, dottoressa, il presidente Navarra, che era presidente e socio, ha messo 138.000 euro, parte le dimessi in maniera impropria, perché questo ha determinato una penalizzazione, l'avrà fatto sicuramente in buona fede, però sono errori che magari è meglio evitare, perché due punti di penalizzazione forse valgono più di 138.000 euro. Se poi lo stesso socio, tre mesi dopo, mi dice che quei soldi sono il mio aumento di, sono il suo aumento di capitale, il che vuol dire che io come presidente registro zero come entrate dal suo aumento di capitale, sì, prendiamo atto di tutto, ma prendiamo atto pure di questo. Comunque non è che Navarra, cioè, metto soldi soltanto se Heller va via, cioè il discorso di Navarra credo che sia un pochino più ampio, no? È un po' il discorso che fa Spinelli, presidente, nel senso... Benissimo, io ovviamente se non ci sarà questo aumento di capitale, come vi dico e come ho già detto, non come vi dico, ma ho già detto, sicuramente sarò costretto a prendere delle decisioni importanti, questo è poco ma sicuro. Detto questo, Navarra ha detto esattamente questo, che se ne va Heller, io metto i soldi. Ma non è solo Heller, è il discorso Carrano di Navarra. Perché non ha comprato le quote degli altri e si è preso la società. Sì, è sì, allora, Carrano, no? Un paio di cose, l'intervista a Navarra l'ha rilasciata al Tirreno, ci ho parlato io, e lui ha detto che se... il socio da cui siete legati, Carrano, esatto, ovvero Carrano, non rispetta gli impegni presi. L'ho fatta io l'intervista, mi faccia parlare. Sono costretto a prendere la rassegna stampa. Ma l'ho scritta io, quindi la so benissimo, non c'è bisogno che la riprenda. Perché Carrano è legato. Se Heller, Mariani e Carrano vanno via, io sono pronto a salvare il Livorno. Certo, è il titolo, l'ho scritta io. Parte da Carrano e personale. L'ho scritta io, non c'è bisogno che la riprenda. Così convinto che Carrano non metta i soldi, facesse l'aumento di capitale lui, tanto se ne va a Carrano, perché tanto se Carrano non li mette i soldi. Ma secondo lei Carrano, presidente, scusi, ma secondo lei Carrano ha la disponibilità per fare questo aumento di capitale? No, ho capito. Secondo lei Carrano ha la disponibilità per fare questo aumento di capitale? Ma dottoressa, Carrano è un imprenditore che è venuto davanti a un notaio e ha dichiarato sottoscrivere. Ma un conto è dichiarare, un conto è farlo, me lo insegna lei, giusto? Come dice? Un conto è dichiarare, anch'io posso dichiarare mille cose, ma l'altro è fare il versamento, l'altro... Ci sono delle responsabilità, sono cose però se lei si sottopone, io non so se lei ha moglie e figli, se lei si sottopone alla responsabilità di dichiarare davanti a un pubblico ufficiale che fa un qualcosa e poi non... Voi avete deliberato all'unanimità, vediamo se poi ci sarà il versamento. No, vabbè, ma mi risponda a quello che io gli ho detto. Sì, mi dica. Lei si prenderebbe la responsabilità di dichiarare il falso davanti a un pubblico ufficiale? Io no. Con conseguenze anche personali per lei? Io no. Ecco, e io immagino che quello che ha, io immagino che neanche il dottor Carrano, che non lo conosco come un fatto, abbia fatto la stessa cosa. Avrà detto sicuramente... Però mi scusi, lei prima mi ha contraddetto su... quanto riguarda le spese da 3-4 mila euro, voi avete deliberato all'unanimità l'aumento di capitale, se non sbaglio il 25 novembre, dichiarando appunto di versare il 25% di quell'aumento di capitale entro 15 giorni, entro 15 giovedì 10 dicembre, giusto? Non voi, il presidente in questo caso purtroppo non c'entra nulla. Sì, intendevo i soci ovviamente, i soci devono versare il 25% della loro parte entro 15 giorni dal 25 novembre, quindi il 10 dicembre, mi corregga se sbaglio. No, ci mancherebbe. Perfetto. Ma e c'è bisogno di aspettare l'ultimo giorno il 10 dicembre se si ha intenzione? Ma addirittura, allora,
So che Spinella allora, ha esortato gli altri soci a pagare subito. Allora, mentre da alcuni almeno una dichiarazione l'abbiamo avuta di un sì o di un no, altri non ci stanno, hanno detto che non ci dicono fino al 10 quello che vogliono fare. Perché aspettano Carrano. Allora, ma che contraddizione è, scusi, cioè cosa c'entra? Perché cioè formalmente perché devono aspettare Carrano? Carrano ha la maggioranza relativa, intanto potrebbe fare un atto e dimostrare un atto davanti alla città e dimostrare qualcosa, visto che non ha ancora dimostrato niente, mi scusi. Al circa 3-4%, loro si sono presi la società, cambiano il consiglio di amministrazione, cambiano il presidente, possono fare qualsiasi cosa, lo sanno, perché aspettano Carrano? Carrano comunque ha la maggioranza relativa. No, non c'entra nulla. No, mi faccio dire. La maggioranza relativa non ha ancora dimostrato niente. Io credo che sia un atto importante per lui partecipare fin da subito all'aumento di capitale. No, a secondo se si fanno questa, a poco si delibera un aumento di capitale, perché lì si sancisce il fatto che se io faccio e lei no, le mie quote aumentano e le sue si diminuiscono. Ma questo è bilaterale la cosa, non è che vale solo se lo fa Carrano. Se lo fa Navarra e non lo fa Carrano, ovviamente le quote di Navarra aumentano e le diminuiscono. Se sono tutti convinti che Carrano non mette soldi, o se sono tutti convinti che Navarra non mette i soldi, o che chi li vuole mettere lo facesse, tant'è che Carrano lo ha dichiarato e io tutti i giorni lo chiamo e dico: scusa Rosario, ma se lo hai dichiarato, perché non lo fai subito? Che è la stessa domanda che penso che lo farebbero i 200.000 abitanti di Livorno. Io ho la fortuna di fargliela subito, purtroppo la sfortuna di sentirmi dire: lo faccio entro i termini. Presidente Gianni, Presidente, io la devo salutare, la ringrazio perché devo andare grazie a voi. In pubblicità. Apprezziamo il fatto che ci abbia messo la faccia, questo assolutamente non sono solo parole, ma sono tutte parole importanti. È perché ritengo che in questa fase ci vorrebbe un altro atteggiamento da parte dei media. Non è un'accusa ai media, non è un'accusa ai giornali. Io dico che oggi mettere un socio contro l'altro non aiuta il Livorno. Secondo me serve un attteggiamento diverso, non dalla stampa ma dai soci, mi scusi. Già, allora, con questo devo andare veramente in pubblicità. Presidente, grazie ancora perché Carrano ha portato giù il telefono e ha risposto. Questo deve essere riconosciuto, insomma, a lei come persona. Poi, insomma, le parti, le idee sono queste. Grazie mille, Presidente. Noi andiamo un attimo in pubblicità.